Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi proviamo la nuova auto che è uscita stamattina. Questo veicolo ha del potenziale, raga, non voglio spoilerare troppo come tutti i veicoli ha i suoi difetti. Quindi io inizierei subito, saliamo sopra, raga, e entriamo dentro l'abitacolo. Sono rimasto scioccato perché quando ho acceso il motore, nessun motore, raga. Questo veicolo è elettrico, quindi nessun sound, ma sentiremo solo il solito fischio. Quindi proviamolo, ragazzi, in accelerazione. Non è così tanto esagerato, pensavo andasse molto più forte e devo dire che anche nelle lunghe strade, nei lunghi tratti, raga, è mezzo immobile. Quindi, come magari avete visto appena sono salito, questo veicolo si può modificare dentro l'agenzia, ciò possiamo corazzarlo, ragazzi. Possiamo metterci la blindatura, possiamo sparare le mine da sotto al culo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il veicolo originale, raga, non è che mi faccia impazzire perché va piano. Non è così facile da controllare come vedete perché perde proprio il culo in una maniera assurda. Quindi entriamo dentro l'agenzia e vediamo cosa possiamo farci. Quindi a questo punto velocizziamo il video e commentiamo nel frattempo. Allora, devo essere sincero, sono rimasto un po' deluso dalle modifiche estetiche, ragazzi. Pensavo che essendo veicoli nuovi di next gen con delle esclusive ci fosse qualcosa di particolare. E niente, raga, l'unica cosa di particolare che già di sé ha questo veicolo è solo una: i fari. Guardate che belli che sono i fari di questo veicolo a LED, ragazzi. Sono veramente carini, solo quelli. Perché poi tutto il resto è riciclato, a parte queste livree che non mi pare di averle viste su nessun altro veicolo. Quindi facendo la blindatura e tutte le sue cose, ragazzi, questo veicolo diventa bello resistente, perché resisterà a razzi, missili, bombe. Possiamo non essere agganciati dai razzi mettendo la funzione in mani, raga. È veramente un ottimo veicolo da quel lato. Però non è che sia questo ottimo veicolo da guidare. Guardate che bello che è venuto, sì, è veramente bello, è un bel veicolo, ma non so, ragazzi, perché come adesso vi faccio vedere, da guidare non è che sia tutta questa grande cosa. L'ho provato un pochettino così, raga, va un po' più forte, ma essendo che va un po' più forte ed è molto mollo, chiamiamolo così, sembra di stare sembra una barca questa macchina, raga. Ogni volta che c'è un avvallamento, la macchina rimbalza e finisce dall'altra parte della città. Quindi non lo so quanto è bello da guidare, ma è molto molto utile se ci vogliamo magari spostare tranquilli, nel senso essere un pochettino parati, non farci agganciare, perché questo veicolo, come adesso vi faccio vedere, resiste a un botto di armi. Qua, come potete vedere, ci ho lanciato una bomba, due bombe, tre bombe, quattro bombe, raga, prima che il cazzo di veicolo esplodesse. È una cosa assurda. Poi, non contento, ho detto vabbè, proviamoci pure con i razzi. Quindi mi sono ucciso, sono rispawnato, ho fatto recuperare il veicolo dall'assicurazione, che vi ricordo, raga, che se ne avete rotti 130, ne recuperate 130 tutti assieme. E questa cosa è una cosa assurda che doveva essere già presente nel gioco da un sacco di anni. Quindi andiamo con il lanciarazzi, questo qua, raga, quello normale. Uno, due, tre, ragazzi. Non contento, ci ho sparato il quarto. E non contento, esploso al quinto. Neanche, raga, al sesto cazzo di missile. Questo veicolo è veramente, veramente una bomba sotto questo aspetto. Una volta che l'avete modificato, comprato, eccetera, come vi avevo già accennato, c'era l'inculata, perché lo compriamo a 2 milioni e 140, ma alla fine saranno quei quasi 3 milioni che andremo a spendere con tutte le modifiche apportate. Quindi
Quindi a questo punto, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale e alla prossima. Bella regà, sbada bam.